Il senatore Michele Fina è il nuovo tesoriere nazionale del Partito Democratico. L'elezione è avvenuta nel corso della prima assemblea nazionale del nuovo corso del PD con la segretaria Elly Schlein e il presidente Stefano Bonaccini. Per i Dem, segno di una nuova straordinaria stagione di rinnovamento, un segnale importante per l'Abruzzo, l'elezione di Fina, che potrà lavorare ancora di più per la sua regione all'interno dell'agenda nazionale. C'è molto dell'Aquila nel nuovo corso perché anche Stefania Pezzopane è stata eletta nella direzione nazionale. Una grande responsabilità, un grande onore. Sono grato a Elly Schlein della fiducia, spero di fare bene, senza dubbio porto con me l'esperienza di un Partito Democratico in Abruzzo sano, che ha saputo anche superare difficoltà, anche risanare debiti del passato. Quindi sono grato a tutti coloro che hanno condiviso con me un percorso territoriale che continuiamo insieme e che oggi assume anche una responsabilità ulteriore di livello nazionale. Farò di tutto per mettere in campo politiche anche di raccolta fondi a sostegno del progetto politico che dopo le primarie, con Elly Schlein segretaria, con Stefano Bonaccini presidente, con l'unità del gruppo dirigente abbiamo deciso di proporre al Paese. Lo sguardo ovviamente è rivolto alle prossime elezioni regionali che in Abruzzo avranno una valenza importante. Per il PD la priorità è costruire un'alternativa al governo regionale attuale. I tesseramenti in Abruzzo peraltro stanno andando benissimo. C'è una bellissima risposta. Primo segnale è proprio la riapertura delle iscrizioni per il 2023 al PD, subito dopo le primarie, per raccogliere l'entusiasmo, la segnalazione di tante e tanti che oltre al voto nei gazebo ha deciso e sta decidendo di vivere dentro la nostra comunità. Un bellissimo segnale anche in Abruzzo, centinaia di nuovi iscritti. Insomma, c'è una nuova stagione, c'è una nuova speranza e noi faremo di tutto per dare una mano a questa nuova speranza, a servizio del Paese e naturalmente per quello che riguarda noi anche al servizio dell'Abruzzo e del nostro territorio.